Lo sportello del cittadino è a Taranto e torniamo per così dire sul luogo del delitto, tra virgolette. Ci troviamo infatti in via Pitagora, quasi angolo con via Pupino. Più di un anno fa, forse un anno e mezzo fa, sono stati fatti dei lavori di utenze private ed è stato letteralmente sfregiato il manto stradale. Come vedete, non è stato neanche riasfaltato, è stato messo un po' di cemento in maniera pedestre, vergognosa, che crea degli avvallamenti, degli affossamenti e causa numerosissime cadute. Da oltre un anno e mezzo a questa parte non c'è stato nessun intervento. La ditta non ha provveduto a ripristinare il manto stradale, né l'amministrazione ha fatto nulla perché il manto stradale venisse appunto ripristinato. Guardate lì, addirittura si sono sollevate delle pietre. Ritorniamo, dicevo, sul luogo del delitto e qui ho incontrato il cavalier Mandese, il dottor Mandese, lo storico libraio ed editore tarantino. Dottor Mandese, intanto la saluto. E lei ha una grande forza. È un piacere incontrarla e la ringrazio di essere venuto a porre questo problema gravoso. Lei qui purtroppo col suo ausilio è caduto e proprio si è ribaltato proprio inciampando in questi dossi, in questi avvallamenti. Sì, e in effetti è stato più di un anno fa. Ci fu il portiere e mi disse: senta signor Mandese, perché non denunciamo sto fatto qui, perché lì ho visto che è caduto e si è fatto male. E io provvidi a chiamare qualcuno, però fino adesso non si è visto nessuno. Io ripeto, mi sono rivolto al sindaco, mi sono rivolto all'assessore Viggiano, è stata rifatta e ben vengano per carità i lavori su Corso Umberto, c'è via Pitagora. Ma poi ci sono i bambini anche qui, ci sono le scuole, anche è pericoloso per i bambini anche. Mi dice il suo amico che la sta accompagnando. Sì, il discorso per chi sta bene e cammina regolarmente. E può cadere ugualmente. Ma con un po' di attenzione evita il pericolo. Chi porta una carrozzina o qualche soggetto che non sia particolarmente abile e ha bisogno di strumenti di supporto non può procedere regolarmente, perché creano sicuramente degli impedimenti queste situazioni. Guardate qui proprio come si ribalta, proprio si rialza tutto. Diventa pericoloso perché il blocco fa ribaltare le carrozzelle. E addirittura, e prego il nostro operatore di farci vedere lo scivolo, no, per disabili, proprio dinanzi a questo scivolo c'era un altro paletto, il paletto si è ribaltato, sono saltate le pietre e ora lì si crea un avvallamento su un avvallamento, quindi il diversamente abile quando transita e deve passare per forza dallo scivolo, ci cade sopra. Sai quante volte io ho pregato qualcuno di chiamare la polizia, perché ho trovato sempre occupato dalle macchine gli scivoli per i disabili. Io volevo aggiungere che molto spesso, quando hanno rifatto i marciapiedi, i passaggi per i portatori di handicap presentano un dislivello che rende proprio impossibile. Impossibile no, ma sicuramente molto difficoltoso. Quando ci sono alcuni centimetri di distacco dalla superficie del manto stradale, è chiaro che chi va sulla carrozzella e non è autonomo non riesce a superare il dislivello. Quindi il dislivello non ci deve essere tutto a livello della strada. Ma poi la cosa assurda, grave, è che io dico, no? Tu ditta hai fatto i lavori. Te ne sei andata in maniera disonesta, perché poi così vanno definiti queste azioni, perché hai gettato del cemento nel modo peggiore possibile, non sei tornata per asfaltare, l'amministrazione comunale a questo punto doveva veramente prendere per le orecchie, tra virgolette, la ditta e dire che cosa stai facendo, perché stai sfregiando il suolo pubblico, stai creando un pregiudizio enorme ai cittadini.
Un attimo, ma lo farete voi il ripristino? Come non lo faremo? Quindi evidentemente manca forse, dico, il controllo degli uffici tecnici. Manca un controllo a fine lavori e manca anche una penalità laddove non si esegua il ripristino in maniera idonea. Ecco, vedete, è tutto il tratto, vedete qui. Intanto vi saluto e ci rivolgiamo all'assessore Viggiano, assessore ai lavori pubblici, ci rivolgiamo al sindaco. Mi raccomando che per cortesia non lo fate per noi che stiamo bene, ma fatelo almeno per la gente che già ha problemi di salute. Aiutiamo chi soffre. Una cosa, sono sicuro, perché vedo che c'è tanta attenzione da parte dell'amministrazione, che la diligenza dei nostri amministratori, che io apprezzo, possa porre, diciamo, un freno. Noi non vogliamo che ci siano strade di serie A e strade di serie B, cittadini di serie A e cittadini di serie B. Ben vengano gli sforzi, l'amministrazione comunale non ha certamente la bacchetta magica, non può rifare tutto di un colpo le strade, però almeno queste emergenze fronteggiamo. Tanto più che il danno non l'ha fatto l'amministrazione, ma questi incapaci, queste ditte disoneste che sfreggiano il territorio. L'amministrazione sta operando molto bene, vedo che c'è anche un'attenzione da parte della forza pubblica nel controllo delle strade e anche delle sanzioni per coloro che sono rispettosi dei diritti di chi non è abile fisicamente. Ecco, e la città ha la sua grandezza e i problemi ci sono. Io personalmente confido nella diligenza dei nostri amministratori, che apprezzo. Grazie, ecco, vedete, ora stiamo per congedarci, però vogliamo farvi vedere una panoramica. Guardate qui, lo dicevo prima, è saltato il paletto, l'archetto, e le pietre sono saltate in aria. Guardate un po', guardate poi qui che dislivello che c'è, immaginate quando arriva la carrozzina del disabile o il passeggino. Guardate qui poi che altra situazione. Guardate poi qui che altra situazione di scempio, guardate, e anche qui, ma io ripeto, dico, ma le ditte con quale barbaro coraggio lavorano? Come si fa a sfregiare il territorio, cioè ad offendere, a oltraggiare un'amministrazione comunale dei cittadini? Ripeto, ben vengano i lavori che si stanno facendo a tardi, i rifacimenti, l'appello di tutto cuore, con la massima sincerità in nome dei disabili, e avevo mio padre e mia madre disabili, vi prego di intervenire, grazie.